Allora, questa passione nasce da sempre, nel senso che a 14 anni ho avuto la mia prima band in cui cantavo. Facevamo post-punk, cover per lo più. Poi non ne siamo usciti, siamo cresciuti, siamo andati via all'università ed è finito un ciao. Po'. Però abbiamo fatto un po' di concertini, quindi in giro cantante. Per le piazze. Sì, partita così? Partita così, perché okay. Il mio approccio alla vita, soprattutto nel DJing, ma anche tutto il resto è... da fan, io sono una fan sfegatata delle cose, quando mi piace una cosa... Ok, ti ci butti e... Mamma mia, ossessionata. Ok, sì. Quindi insomma hai capito un po' come funzionava, hai detto ok, figo. Sì, ho iniziato subito a investirci in questa okay. cosa. Quindi già te era partita la mola di dire ok, lo voglio fare. Sì, okay. Verso i 16-17 anni, i miei primi amichetti un po' più grandi, perché sono di Reggio Calabria, quindi tendenzialmente ce ne andiamo, 18 anni per andare a studiare su. I primi erano andati chi a Milano, chi a Torino, chi a Venezia e tornando nei periodi di vacanza si faceva delle feste giù, soprattutto in estate visto che abbiamo tanto mare, tanta spiaggia e abbiamo iniziato a fare sempre queste formule di concerto e DJ set subito dopo. Un po' di amici iniziavano a suonicchiare anche giù a Reggio, altri quindi la prendevano tutta la cerchia con cui insomma ti sei affezionata? Sono cresciuta, sì. Ok, sì. Nel mondo? Alcuni erano magari gli amici di mio fratello maggiore che andavano, non lo so, a basket con lui. Chi è diventato grafico, chi molta gente si occupa di comunicazione soprattutto. Ok, quando, se ti ricordi, se mi parlavi della prima volta che hai, diciamo, messo musica con una platea, che siano anche 10 persone, 5. Recentissimo, allora no, 5 da tempo. Ok. Perché la console a casa l'ho messa 8 anni fa, ho iniziato con il primo piatto d'ascolto, poi ho preso il mixerino, il secondo piatto, lentamente, e soprattutto visto che ho l'approccio da fan, certo. Compravo un sacco di dischi di amici, di gente che invitavo alle feste, perché appunto ho iniziato da promoter dai miei 16 anni con gli amichetti lì e poi a Bologna con varie esperienze, una su tutte full time shift, quindi da promoter. Certo. Ho iniziato a conoscere tantissime realtà e le supportavo comprando i dischi. Figo, finché bellissimo. Non mi sono trovata ad avere una collezione. E come ti dividi l'ambito ecco vinile e vinile digitale, ecco? Esatto, è successo tutto nel lockdown. Durante perfetto. Il lockdown c'è stato lo switch. Ho comprato i miei primi CDJ 350. In quel periodo tutti vendevano tutto e io li ho trovati a Farone e avevo finalmente del tempo a dedicare a questa cosa. Ed è cambiato tutto, perché tutto quello che compravo in realtà non l'avrei suonato. Mi sono trovata a divertirmi molto di più a suonare cose completamente diverse. Si è aperta una parentesi completamente diversa. In una situazione un po' così, in realtà ti hai trovato anche un punto di svolta, diciamo, come anche solo idea, passione, e poi quella che poi magari potrebbe diventare ecco ciò che ami fare tutta la vita, magari. E per quanto riguarda invece la selezione, oltre al lato vinile, che ok, beh, l'acquisto, invece il lato digitale da cosa sei ispirata e quando è che fai selezione? Ecco, tutto è cambiato appunto col digitale, perché ho iniziato a divertirmi con la jungle, la drum and bass, inizialmente proprio come tool per imparare. Ok. Perché fissata ovviamente partendo dal vinile, il beat matching, devo impararlo per forza, non posso fare queste figure, cosa faccio? Mi complico la vita e quindi decido di iniziare a mixare questo, ma mi diverte da morire perché c'è tutto quello che voglio, c'è il vocal, c'è la cassa, c'è tanta batteria, quindi... Okay. Incastra bene. Quindi diciamo, hai trovato un po' il tuo flusso, no? Diciamo, poi magari sei aperta a fare anche altro, però hai trovato una linea che. Certo, quel digitale è molto più semplice, ovviamente, per imparare, complicandosi le cose, però devo dire che. Ok. E invece un approccio con il pubblico, come te la vivi? Ho visto anche te, sei una persona che piace, ecco, dare anche una wave a livello movimento. Sì. Come ti vivi il pubblico? Oddio, senza di lui non faccio niente, anzi ho più difficoltà a suonare appunto in radio che davanti a una folla, perché devo guardarla, devo capire cosa succede, devo guardare. Invece di Mariti Scioli sei più concentrata sulla wave generale delle cose. Sì, in generale in serata quando è dancing non preparo mai le playlist, vedo cosa succede e mi regolo di conseguenza. Ci sono passioni che porti pari passo alla musica? O magari anche legata alla musica, ma sotto certe altre sfaccettature, diciamo.
Allora, con la musica legate adesso sono molto concentrata. Il canto anche, scusami, volevo chiederti, mi sono detto. No, il canto no, lo trovo. Abbandonato? No, l'ho inserito anzi nel DJing più che mai. Ok, quindi è parte integrante, diciamo. Sì, 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 è impossibile che tu senta più di 10 minuti senza un vocal in un mio DJ. Ok, e invece ambito produttivo? Non mi sono ancora lanciata. Ti piacerebbe? Vorresti iniziare? Vorrei avere un giorno di 35 ore. Ok. Ho quasi paura di farlo perché poi alla fine nerdare mi piace tanto. Che poi, come dicevi prima, poi ti appassioni anche a quello e poi non poi riesci divento, più esatto, lì. Okay. Esatto, mi metto un po' troppo a flusso, però ci sto pensando. Chiaro, ok. Io ora ti ringrazio, spero che ti sia trovata grazie. Bene. Quando sì. vuoi passare, noi siamo qua. Ti ringrazio. Sono bellissimo, grazie.